Siamo alla pagina sportiva, calcio, a pochi giorni dall'inizio del ritiro pre-campionato comincia a delinearsi la squadra di mister Mino Francioso. La società ha aggiunto stamane un nuovo tassello, si tratta del centrocampista Salvatore Rizzi, classe 1984. Nessuna novità dal punto di vista societario, forse si potrebbero coinvolgere le imprese locali in maniera diversa. Il servizio. Buona la reazione della tifoseria dopo le notizie ufficiali diffuse ieri dalla società Città di Brindisi, che ha confermato 4 acquisti che indicano chiaramente quale sarà la ricetta di mister Francioso per il prossimo campionato. Un mix tra gioventù ed esperienza che possa consentire il risultato di avere una squadra che si senta sempre impegnata in ogni partita a dare il massimo. I due difensori, De Tome e Cacace, sono uno esperto visto che ha disputato molti campionati di Serie C, mentre Cacace è più adatto al campionato che si andrà a disputare in questa stagione. Non è il solo giovane perché c'è anche Palmiteri che viene da un buon campionato al Marsala con una buona media di gol realizzati, quasi 2 a partita. Peraltro si vocifera che presto ci sarà una notizia bomba per il Brindisi con l'acquisto di uno straniero, che ovviamente non viene confermato dallo staff dirigenziale. Per quanto riguarda invece Francesco Pugliese, classe 93, l'anno scorso era in forza al Martina e di lui si parla molto bene. Partenza per il raduno il 23 luglio, ancora da sciogliere la conferma o meno di Taurino, che però sembra, almeno dalle indicazioni societarie, che non dovrebbe trovare collocazione nella squadra di mister Francioso. Radio Tifo punta ancora alla possibilità dell'iscrizione alla Serie C, che non trova alcun riscontro concreto neppure tra le ipotesi della società di Galluzzo e Roma. Peraltro, almeno per adesso, l'appello lanciato dal sindaco di Brindisi non sembra aver sortito alcun effetto, visto che di imprenditori disponibili a dare una mano al calcio ce ne sono sempre meno. Peraltro, sembrerebbe che alcuni sponsor che l'anno scorso hanno dato una grossa mano alla formazione brindisina non sarebbero più disponibili ad affrontare lo stesso budget, mentre per quanto riguarda il fronte societario, e cioè l'ingresso di nuovi soci, attualmente sembra tutto bloccato in alto mare. Forse sarebbe il caso di studiare un'altra forma per sovvenzionare le spese del campionato, e cioè coinvolgere le imprese locali offrendo loro un pacchetto di abbonamenti che non superino i 2-3 mila euro, così da poter allargare la base di contribuzione, tenendo conto delle difficoltà con cui si sta muovendo tutto il mondo dell'imprenditoria locale. È tutto, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento è per la prossima edizione del telegiornale. Nel frattempo vi auguro anche un buon fine settimana, arrivederci.